L'uomo non troverà mai pace se non trascende il corpo fisico. Se non va oltre il pensiero, in profondo samadhi si assorbirà. L'uomo non troverà mai pace se non trascende il corpo fisico, se non va oltre il pensiero e in profondo samadhi si assorbirà. Innanzitutto osserviamo il corpo e con accuratezza esploriamo ogni parte. Ovunque troviamo rigidità e tensione, la sciogliamo e la liberiamo. Questa è la nostra mansione. Innanzitutto osserviamo il corpo e con accuratezza esploriamo le parti. Ovunque troviamo rigidità e tensione, la sciogliamo e la liberiamo. Questa è la nostra mansione. Per riuscire a meditare, un simran assiduo bisogna fare, concentrare tutta l'attenzione nel mezzo della fronte. Per riuscire a meditare, un simran assiduo bisogna fare, concentrare tutta l'attenzione nel mezzo della fronte. Bisogna guardare minuziosamente nel centro, con insistenza in modo penetrante. Solo così si apre la visione interiore e la luce divina apparirà. Bisogna guardare minuziosamente nel centro, con insistenza in modo penetrante. Solo così si apre la visione interiore e la luce divina apparirà. Quando la sua luce si manifesta, per l'anima una vera grande festa, in cui gioisce della mistica unione, col suo amato in una ammaliante fusione. Quando la sua luce si manifesta, per l'animo è una vera grande festa, in cui gioisce della mistica unione, col suo amato in una ammaliante fusione. Se si insiste, si perseverà, presto ci si trova nella coscienza vera, in cui la luce diventa così abbagliante da farci entrare in samadhi in un istante. Se si insiste, si perseverà, presto ci si trova nella coscienza vera, in cui la luce diventa così abbagliante da farci entrare in samadhi in un istante.
passati oltre il corpo, ci si immerge in un vortice che ci porta alla sua sacra presenza, dove Dio individuale va in assenza. Una volta passati oltre il corpo, ci si immerge in un vortice che ci porta alla sua sacra presenza, dove Dio individuale va in assenza. Non si sa più chi siamo noi, se Lui in noi o noi in Lui. Ogni divisione si è annullata, la verità eterna si è manifestata. Non si sa più chi siamo noi, se Lui in noi o noi in Lui. Ogni divisione si è annullata, la verità eterna si è manifestata. L'uomo non troverà mai pace se non trascende il corpo finito, se non va oltre il pensiero e in profondo samadhi si assorbirà. L'uomo non troverà mai pace se non trascende il corpo fisico, se non va oltre il pensiero e in profondo samadhi si assorbirà.